Ritorno un grande evento sportivo e di solidarietà con l'ottava edizione di Taranto nel Cuore. L'evento, presentato al centro commerciale Porte dello Ionio, si svolgerà il 17 novembre. Si tratta di una mezza maratona di 21 km, una corsa di 12 km, con eventi non competitivi per famiglie e bambini. L'iniziativa, organizzata dall'SD Taranto Sportiva, promuove la raccolta fondi in favore dei bambini ospedalizzati del Santissima Annunziata attraverso l'associazione Simba ODV. Taranto nel Cuore ormai è un progetto che abbiamo sposato ormai da tanti anni. Ogni anno è sempre cresciuto ed diventa sempre più importante a livello nazionale. Per noi è importante lo sport perché lo sport è benessere, benessere fisico, benessere mentale. Pertanto noi come centro commerciale appoggiamo tutto quello che può essere gestito a livello territorio, supportiamo e affianchiamo. Perché riteniamo proprio per questo fatto che è importante farlo ed essere presenti sul territorio in modo attivo. Veramente una grandissima giornata. Io ricordo perfettamente come se fosse oggi, quell'agosto del 2010, quando ci fu la prima edizione all'AMA, dove la gente usciva con le manichette dell'acqua per bagnare i partecipanti. Fu una prima edizione veramente fai da te. Adesso chiaramente questa gara ha raggiunto risultati incredibili, migliaia di iscritti, un fiore all'occhiello per la città, quindi grazie agli organizzatori, grazie a tutti gli sponsor. È un momento importante di promozione della città, perché soprattutto perché il percorso è un percorso bellissimo, quindi percorso dove gli atleti vengono volentieri ogni anno, anche perché sta crescendo anche dal punto di vista tecnico. Con immenso piacere che presentiamo oggi la 13ª edizione della Taranto nel Cuore, ormai una rappresentazione podistica consolidata da anni, che gode del patrocinio di tutti quelli che sono gli enti importanti, ovvero Regione Puglia, Sport e Salute Puglia, CONI Puglia e ovviamente Comune di Taranto. Quest'anno con orgoglio presentiamo questa manifestazione all'interno del progetto Jump Start for Charity, in collaborazione con il Comando Operativo Vertice Interforze, quindi con il COVI, con lo scopo non solo di promuovere quello che è l'attività motoria nelle nuove generazioni e consentire agli atleti con due gare agonistiche di partecipare e vivere la nostra città, ma anche e soprattutto con il fine di raccogliere dei fondi, quindi questo aspetto di solidarietà che abbiamo voluto sottolineare per il reparto oncoematologico pediatrico del Santissima Annunziata, presieduto dal primario Valerio Cecinati. Wow.